chiama Daniel Schmitz, è un uomo il quale pensate che ha una caratteristica abbastanza interessante, particolare. Infatti è l'uomo che perde la memoria ogni 6 ore dopo un incidente, come nella famosa pellicola di Adam Sandler, che tutti penso conoscono bene. Vi ricordate, infatti, la pellicola è intitolata 50 volte il primo bacio. Non è un film, è una cosa reale. L'uomo infatti perde la memoria ogni 6 ore di tempo dopo un incidente, come nella pellicola in questione. Era uscito di casa 6 anni fa per far visita alla sorella quando l'auto è stata coinvolta in un incidente, dove stava lui con un SUV in autostrada, ha colpito in pieno, è stato trasportato in un ospedale del soccorso, mentre dall'altra parte è rimasta una famiglia di 5 persone. I gravi danni sono stati portati da lui stesso, da Daniel, che ancora oggi li porta addosso. Infatti adesso perde la memoria ogni 6 ore di tempo. L'uomo però è riuscito a pensare a trovare una donna, una ragazza, una fanciulla. Lui stesso ha raccontato tutto questo al documentario intitolato Living Without Memory, Vivendo Senza Memoria. Questo è il titolo tradotto della pellicola, o meglio del documentario in questione. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Ciao da Leandro, un narrato italiano.